Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda lezione del corso base di Enscape per SketchUp. Per seguire il corso potete scaricare in versione di prova sia SketchUp che Enscape da SketchUp Italia ed enscapeitalia.it. Link in descrizione. Sono Marco Chiarello, un architetto specializzato in SketchUp e in Enscape e con questo corso vi accompagnerò nell'utilizzo del software con lezioni brevi ma complete. Inizio con il suggerire di andare a scaricare il file proposto come esempio per questo videocorso. Nel link che si trova in descrizione si accede alla cartella condivisa in cui di volta in volta si troveranno quindi vari materiali. Ora per ora, nel momento in cui sto registrando, ho caricato soltanto il modello SketchUp, lo si può tranquillamente quindi scaricare, tasto destro, e consiglio di suggerirlo, eccolo qua il pulsante scarica, utilizzarlo per appunto il corso, le varie lezioni del corso. Andremo ad approfondire vari aspetti, ma sempre ecco, utilizzando questo file qui come cavia. Ciò non significa ovviamente che si possa utilizzare un altro file se si vuole, o qualunque altro progetto, come già anticipato, di interno o di esterno. Assolutamente Enscape si presta in tutti questi ambiti. Faccio una parola giusto di presentazione di questo progetto, in modo tale che chi non l'ha mai visto appunto ci riesca a muovercisi dentro con facilità. Quindi è un lotto, modellino peraltro non totalmente fatto da me, in parte ho preso ispirazione dalla galleria online 3D Warehouse, ci ho aggiunto oggetti a modo mio, ho modificato texture a modo mio, ho aggiunto oggetti come si vede sia come normalmente li troveremo nella galleria online 3D Warehouse, ma ce ne sono anche poi altri di semplificati come questi alberi e queste persone che, come vedremo, vengono dalla libreria di Enscape. Ma la cosa più importante è che ci sono già tutta una serie di scene pronte, quindi queste linguette che troviamo qui in alto ci vanno a catapultare in varie posizioni del modello, ma non solo, ci sono anche orari ben precisi: la mattina, di giorno, la sera, luce diciamo intensa del mezzogiorno, oppure un sole basso all'orizzonte. Quando parleremo delle luci, vedremo che insomma ci fa una certa differenza poter utilizzare proprio direttamente il sole di SketchUp. Le scene sono quindi fondamentali, perché sanno memorizzare che posizione ho dato al sole quando ho creato la scena da questa posizione qui. Ma non mi dilungo oltre nel parlare delle scene, che diciamo è una cosa che si dà un po' per scontato, che già lo si sappia cosa sono. Le utilizziamo appunto per avere posizioni già pronte per i nostri rendering, per i nostri virtual tour. Vediamo quindi all'interfaccia di Enscape, che consta di questa barra di strumenti. Troviamo in realtà poi anche nel menu estensioni, un po' come per tutte le estensioni, una voce anche qui nel menu. In realtà è un po' tutto raggiungibile comodamente dalla barra di strumenti, che quindi ci dà questi pulsanti colorati comodi da raggiungere. Che cosa andiamo a fare? Primo pulsante, immediatamente avvio Enscape. Il tempo di attesa è reale, in questo momento in cui sto registrando sto lavorando da un PC portatile piuttosto potente che ho acquistato in tempi recenti, con scheda grafica di tipo RTX, che sono l'ideale nell'utilizzo di uno strumento come Enscape per avere il massimo della velocità e delle prestazioni. C'è un tempo di attesa, come si vede, c'è un tempo di attesa iniziale, appunto può essere più o meno lungo in base al tipo di PC di cui si dispone, ma alla fine il calcolo è stato fatto, è terminato lì. Il render è real time, ma si potrebbe avere l'impressione all'inizio, spostandosi in SketchUp, che in realtà non sia tanto real time, non sia tanto in temporale, nel senso non mi ha seguito nei miei spostamenti in SketchUp. Perché? Ecco, entriamo un po' nel merito. Infatti nella barra di strumenti abbiamo un terzo pulsante, poi parliamo anche del secondo, un terzo pulsante che mi sincronizza l'inquadratura, che io sinceramente non capisco perché non lo mettano già attivo di default, questo terzo pulsante, che mi dà la straordinaria esperienza e sì, sensazione di totale sincronizzazione fra quello che faccio in SketchUp, in cui magari siamo già abituati a muoverci tenendo premuta la rotella, zoomando avanti e indietro, vedo le stesse identiche cose in Enscape. Nella finestra appunto che si apre, il render è in tempo reale. Anche lì poi dipende un attimino dal PC, magari il PC è un po' più lento, vedo che se sto fermo l'immagine migliora.
mentre nel movimento l'immagine la vedo un po' sgranata. Questa cosa non avviene nel mio PC in questo momento, appunto perché ho un PC potente, una scheda grafica potente, quindi l'esperienza è veramente di totale sincronizzazione, velocità e immediatezza. Ma al di là di questi aspetti puramente hardware, non hardware, che esulano da quello che è lo scopo del videocorso, il bello è che effettivamente non è che ho poi tempi di attesa, come vedremo più avanti, quando poi esporto i miei render si tratta veramente di pochi secondi, perché il calcolo lo sta già facendo, è già iniziato prima, quando l'ho avviato. Quindi capiamoci un po' in che cosa consiste questa sincronizzazione, che pulsanti abbiamo di sincronizzazione fra SketchUp ed Enscape. Nel frattempo sono passato di qua e di là fra le scene per far vedere che bella questa cosa, che mi basta un click su una scena e Enscape immediatamente mi segue nel movimento. Ecco, le cose determinanti da sapere sono queste. Intanto che il pulsante non serve più, il primo pulsante non serve più utilizzarlo, salvo che io non chiuda questa finestra. La tengo tranquillamente aperta in un secondo schermo, che è la cosa migliore quando si lavora ai render, avere più spazio di lavoro, quindi avere un secondo schermo, ma in questo caso ovviamente sto registrando uno schermo solo, quindi cerco di tenere la finestra di Enscape qui dentro. Ovviamente la possiamo ridimensionare quanto ci pare, attenzione a non ridurla troppo perché altrimenti alcuni pulsanti vengono necessariamente nascosti, quindi l'allungo un pochino in modo da vederli un po' tutti questi e tutti questi. Il fatto che la finestra sia stretta e lunga, alta, bassa o quadrata poi non influenza la vera e propria esportazione. Ecco, anticipo subito una cosa, perché in realtà abbiamo un pulsante con cui vedere la zona che effettivamente viene esportata. Andremo a vedere, posso scegliere io le proporzioni alte, larghe, basse o strette, però per le impostazioni default che ci sono, che sono di 16 noni, questo pulsante qui mi fa queste bande nere che mi fanno capire cosa effettivamente viene renderizzato. Quindi qualunque sia la forma che io do a questa finestra, capisco cos'è che viene renderizzato. Infatti se la tengo stretta e alta vedo barre nere sopra e sotto, se la faccio invece bassa e lunga vedo le barre a destra e a sinistra, perché mi riquadrano, mi limitano la visuale facendomi capire esattamente questo è il rendering che verrà fuori. Quindi tolto questo dubbio riguardo, diciamo, che forma, che dimensioni dare a questa finestra, che veramente è del tutto libera, una gran bella cosa, voglio dire, non è una finestra fissa che lì ce la teniamo e vai a toccarla, no, non è così. Abbiamo questa barra, che queste due bande nere che quasi quasi forse è meglio tenere sempre attivate se appunto voglio avere un'idea chiara di quella che è la zona che sto per renderizzare. Devo necessariamente muovermi in SketchUp? Parliamo un attimo meglio di questa cosa. No, in realtà io posso navigare direttamente dentro questa finestra. Tengo premuto tasto sinistro per guardare di qua e di là, zoom avanti e indietro, oppure clicco il tasto destro e ruoto il mouse se voglio orbitare. Quindi modalità di navigazione un po' differenti da quelle che ci sono in SketchUp, quindi cosa preferisco fare? Navigare in SketchUp, che ci sono abituato, semplicemente tengo il cursore di qua, navigo in SketchUp e appunto voglio avere questa sincronizzazione fra le viste. Capiamo allora cosa servono questi due pulsanti, importante distinzione da fare all'inizio. Il terzo l'abbiamo già capito, mi sincronizza oppure no il punto di osservazione, ma ciò non toglie che se, supponiamo, tasto destro, nascondo tutto l'edificio, anche nella finestra di Enscape viene nascosto l'edificio, perché magari devo riuscire velocemente ad entrare dentro e spostare una sedia, nascondo l'edificio. Il terzo pulsante nell'ordine con cui li sto presentando, è quello che invece non sincronizza immediatamente quello che accade in SketchUp con quello che accade in Enscape. Quindi se ad esempio nascondo questo sdraio che vedo qui in primo piano, tasto destro nascondi, non mi si nasconde anche in Enscape. È come se Enscape in questo momento fosse disattivato. Quindi posso sia muovermi che far modifiche di qualunque tipo, nascondo tutta una serie di oggetti ad esempio, disattivo anche le ombre magari per lavorare un po' più velocemente, ma in Enscape queste cose non sono assolutamente recepite. Quindi quando riattivo la sincronizzazione, diciamo, del modello, aggiornamento live, si sincronizza il lavoro che c'è da una parte con il lavoro che c'è dall'altra e faccio tornare visibile tutto, menu modifica, mostra tutto,
e ho riattivato la sincronizzazione del modello e riattivo anche la sincronizzazione del punto di vista. Io sono solito lavorare con entrambi questi pulsanti attivati. Quando è che li vado a disattivare? Quando veramente devo fare delle operazioni massicce, devo importare oggetti per dettagliati, non voglio che Enscape sia lì stressato a continuare a lavorare, non voglio avere rallentamenti, allora magari li disattivo, ma tendenzialmente se ho anche un po' un PC un pochino prestante, che non guasta quando si lavora ai rendering in generale, posso tranquillamente lavorare tenendoli entrambi attivati. Nel frattempo, implicitamente, ho fatto notare che cosa? Che attivare o disattivare le ombre in SketchUp non porta a nessun risultato in Enscape. Andiamo ad esempio nella scena 1 in cui c'è un bel sole estivo attivato. Non fa nessuna differenza se io attivo o disattivo le ombre in SketchUp, nel senso che quel pulsante le disattiva sì in SketchUp. Quindi è anche un po' più veloce il modellino. Ma in Enscape il sole resta attivato. Vedremo, sono altre modalità semmai con cui spegnere il sole in Enscape. Anche questo, per quanto riguarda la modalità di lavoro, il flusso di lavoro, ecco, consiglio di tenere disattivate le ombre di SketchUp, tanto le vedo immediatamente in tempo reale in Enscape. Piccolo trucco, se vogliamo, piccolo accorgimento con cui comunque velocizzare leggermente il lavoro. Per concludere questa lezione, quindi, non sto qui a descrivere uno ad uno questi pulsanti perché farne un elenco non serve a niente, li vedremo. Se posso dire proprio a grandi linee in che cosa consistono, troviamo quelli di accesso alle librerie di oggetti e di materiali, la modifica dei materiali, i nostri upload nella barra di strumenti principali. Luce, oggetti, materiali, upload stanno qui. Dentro alla finestra di Enscape abbiamo sulla sinistra, diciamo più che altro, le forme di esportazione, screenshot, panorami, eseguibili, non eseguibili, stan qui. Sulla destra abbiamo pulsanti relativi un po' alla navigazione e impostazioni grafiche. Ho tralasciato quelli sulla sinistra perché? Perché alcuni di questi innanzitutto non hanno niente a che fare con Enscape per SketchUp. Alcuni pulsanti tipo la modalità BIM in SketchUp è totalmente disattivata, quindi alcuni di questi veramente non ci riguardano o comunque mi sembrano un po' fuorvianti, soprattutto in un corso base. Di questi sicuramente utilizzeremo l'editor video. L'editor video lo vedremo più avanti. Quindi abbiamo fatto una bella panoramica sugli strumenti, sui pulsanti importanti, su come attivare, cosa attivare per lavorare comodi. Nella prossima lezione iniziamo a toccare un po' le principali impostazioni di visualizzazione.